Mi par di non sbagliare se dico che il pittore non vede il suo quadro mentre dipinge, bensì i suoi pensieri che si tramutano in colori. Così come il musicista non ode suoni, perché sente ciò che pensa durante le sue sonorità. Credo sia riduttivo dire che il pittore dipinga e il musicista componga. Essi tramutano e trasfigurano in qualcosa di materiale ciò che regnava invisibilmente nella loro mente. Dopo di ciò possono vedere ed ascoltare quel che covavano nell'anima. E quando osservano di nuovo o riascoltano, vedono e odono cose nuove di cui prima non erano coscienti. E tu che guardi e tu che senti, puoi fare altrettanto, ogni volta che osservi, ogni volta che ascolti. Gautama vide che comprensione e amore sono un'unica cosa e che senza comprensione non vi può essere amore. Io vidi sorrisi laddove regna sovrana la povertà e compresi che senza l'amore non si può possedere felicità alcuna.